Bene, prendiamo la linea qui da Venezia, da Pianeta Oggi TV Online All News per una finestra sull'informazione nella programmazione di SalsoWebNetwork.it. Dunque, apriamo con la notizia in primo piano del sisma che è stato avvertito a Catanzaro, una prolungata scossa di terremoto, infatti è stata avvertita nella zona del Crotonese a Catanzaro e ha avuto epicentro appunto nel Crotonese. Il terremoto registrato alle 12:24 di ieri in Calabria ha avuto magnitudo 5.1 ed una profondità di 68 km nel mare al largo delle coste ioniche. Lo afferma l'Istituto di Geofisica. I comuni più vicini all'epicentro sono stati indicati a Isola Capo Rizzuto, Crotone, Cutro e Boldricello, in un'area compresa tra le province di Crotone e Catanzaro. Al momento non sono stati segnalati danni a cose e persone. Comunque c'è da evidenziare che c'è stata molta paura tra la gente e tra gli studenti che sono usciti dalle scuole. Abbiamo un aggiornamento, sempre in Calabria, due scosse sismiche di lieve entità registrate al largo delle coste tirreniche della Calabria. Il primo movimento tellurico di magnitudo 2.7 si è verificato al largo della costa calabra occidentale, ad una profondità di 149 km e ha interessato i comuni nel raggio di 20 km dall'epicentro. Ricordiamoli Drapia, Joppolo, Tropea. La seconda scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata nel Golfo di Santa Eufemia ad una profondità di oltre 169 km. Alle 3:32 del 6 aprile 2009, un violento terremoto semidistrusse la città dell'Aquila, causando 309 morti, 1.600 feriti e miliardi di danni. A distanza di 5 anni, la città è ancora visibilmente martoriata e il centro storico è ancora inagibile. Gli sfollati furono 65.000 ricoverati nelle tendopoli della Protezione Civile, negli alberghi della costa in alloggi di fortuna. L'ospedale era inagibile, così come la prefettura, il centro storico, il terzo d'Italia per estensione e il sesto per numero di monumenti, fu completamente devastato. 1.600 attività commerciali rase al suolo. Cambiamo argomento. Notav. Un attivista del Notav, Terzo Valico, di 68 anni, è rimasto ferito durante i tafferugli con le forze dell'ordine in occasione delle proteste ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria. Ad Arquata Scrivia. Alcune centinaia di manifestanti hanno divelto la recinzione del cantiere di Radimero per avviare l'occupazione, ma si è opposto il blocco delle forze di sicurezza. Colpito da una manganellata, ma solo di striscio, il senatore 5 Stelle Scibona. I dimostranti si sono poi fermati in un campo limitrofo e hanno proseguito la loro protesta fino a tarda notte. Tra poche settimane inizierà ad Arquata lo scavo della nuova linea ad alta velocità Genova-Milano. Veniamo al nostro approfondimento di Ecomondo 2000, inaugurazione, dunque da stamani inaugurazione, scusate, servizio innovativo del negozio di Via Massetane, inaugurazione Punto Verde Telecom, intervento del vice sindaco Fulvio Mancuso sul tema delle fonti rinnovabili. Questo è un approfondimento che riguarda le energie rinnovabili. Diamo uno sguardo quindi cosa è successo zona. Dunque, ieri, per esattezza, il negozio Telecom, attenzione da non confondere con l'omonima compagnia telefonica, che si trova in strada Massetana Romana a Siena, ha un inedito punto verde. Servirà a fornire consulenza progettuale sul sentito tema dell'efficienza energetica, prospettando soluzioni concrete e anche finanziarie che si ripagheranno con i risparmi degli sprechi. All'inaugurazione di questa mattina, il vice sindaco di Siena Fulvio Mancuso ha sottolineato che l'efficienza energetica non è soltanto una pur importante questione economica legata ai notevoli risparmi possibili, è soprattutto il grande impegno personale e sociale che assumiamo verso chi verrà dopo di noi. Le risorse del pianeta che ci ospita non sono infinite e anzi oggi già consumiamo più di quel che la Terra è in grado di rigenerare.
è anche un nuovo modello economico nel quale ci sarà sempre meno spazio per uno sviluppo di impresa teso alla massimizzazione del profitto e sempre di più invece per l'impresa sociale che genera responsabilità. Questa consapevolezza serve alla creazione di una rete di competenze che mirano alla creazione di valore sostenibile. Non si creda tuttavia che la chiave di volta sul tema dell'energia sia soltanto quella dell'aumento della produzione da fonti rinnovabili. Senza la forte diminuzione degli sprechi continuerà a valere la regola del secchio bucato. Anche le istituzioni, ha aggiunto Mancuso, devono promuovere tutto questo non solo comunicando le opportunità in corso, detrazioni fiscali del 65% per l'anno in corso, ma dando l'esempio con azioni parlanti. Per questo siamo impegnati a realizzare un progetto che porti, tanto per cominciare, a ridurre sensibilmente la bolletta elettrica del comune. Bene, ora ci spostiamo dalla Toscana, da Siena a Mestre, perché c'è un breve comunicato di Gaia News, notizie dall'Istituto del Veneto del professor Michele Boato, dunque, che noi ricordo l'abbiamo anche intervistato in più di un'occasione. Incontriamoci città aperto, un invito all'ora del tè, cioè alle 17 nel centro culturale Città Aperta di Mestre, che praticamente accoglie la popolazione, il pubblico, insomma, per trascorrere un paio d'ore insieme. C'è infatti Elisa Cozzarini, regista, e Fausto Pozzobon di Legambiente Piavenire, che presentano il film La Piave, racconto di un fiume, realizzato da Elisa Cozzarini. Quindi un appuntamento da non perdere oggi alle ore 17, all'ora del tetto, insieme quindi con questo argomento. A questo punto vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultimissima ora, da potervi darvi notizie naturalmente che siano degne di rilievo. No, non ce ne sono altre, non ci sono nemmeno aggiornamenti per quanto riguarda il sisma del Cortonese. Direi di chiudere qui questa finestra sull'informazione nella programmazione di sitesurwebnetwork.it. Vi ringrazio per averci seguito. Prossimo appuntamento con Pianeta Oggi TV e Sites Web Network è per mercoledì prossimo a partire dalle ore 18:30 con la trasmissione di Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Spazio aperto. Naturalmente, se ci sono delle notizie urgenti, siamo pronti a darle a tempo reale con una edizione speciale di Ecomondo 2000. A questo punto, linea alla regia centrale Rosario Moreno per il proseguo della programmazione della rete. Gentili ascoltatori, buona giornata.